Siamo grati al Signore per questo momento di festa e di gioia insieme. Aspettavamo la visita per raccogliere i saluti e consegnare i nostri saluti all'amministrazione comunale, però come solitamente accade all'ultimo momento, i sindaci hanno sempre il contrattempo dell'ultimo minuto, quindi vi consegno io i saluti del sindaco Natale, ci saranno altre occasioni per questo scambio di saluti. Noi siamo qui, dicevamo, per riflettere e meditare sul dono di Dio. Innanzitutto, oggi possiamo parlare del dono di Dio perché abbiamo un dono nelle nostre mani, che è la Bibbia. Alleluia. Se oggi noi non avessimo la Bibbia, difficilmente potremmo parlare del Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo. Ed in questo tempo dell'anno io ho scelto, per parlare con voi del dono di Dio, del racconto che l'evangelista Luca fa dei primi giorni della nascita di Gesù. Non so quanti di voi avete appresso una Bibbia, ma credo che avremo il testo sul display. Leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo 2. Ripeto il testo, Vangelo di Luca, capitolo 2. Leggo dal primo verso. Ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto sotto Quirinio, governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazaret della Galilea per recarsi in Giudea, nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto, nei campi, e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia. E a un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra, benevolenza verso gli uomini. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino, e tutti coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. E Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo.
e i pastori se ne ritornarono glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano udito e visto, come era stato loro detto. Ed è questa una delle descrizioni che abbiamo dai Vangeli. Non so quanti di voi, ma questo racconto è la rappresentazione di un presepe. Oggi un'arte che va di anno in anno perdendosi a vantaggio dell'albero di Natale, che non ha nulla a che fare con il racconto della nascita del Figlio di Dio. Innanzitutto questa storia comincia per un momento di difficoltà. Una coppia, Maria e Giuseppe, che sono di Nazareth, sono costretti a spostarsi, a raggiungere la città di Betlemme, perché era stato ordinato un censimento. Le cose amministrative, burocratiche, hanno sempre dato fastidio. Da 2000 anni a questa parte, delle coppie, delle giovani famiglie sono chiamate a fare i conti con la burocrazia, e Giuseppe deve prendere Maria, che è agli ultimi giorni della gravidanza, e portarla nella città di Betlemme. E così come accade solitamente, spesso quello che non è calcolato accade per la serie, il proprio modo doveva succedere. Quante volte vi siete trovati a vivere una situazione e avete detto l'uno all'altro, o marito a moglie, o moglie a marito, o genitore ai figli, proprio adesso? Papà, mi scappa la pipì. Ho il voltastomaco. Ho bisogno di un bagno. Quando si viaggia, no? Solitamente il marito, il conducente, che ha la moglie e i figli, la risposta è proprio adesso. Ed è quello che accade a Giuseppe. Proprio allora Maria ha le doglie di parto. La città di Betlemme non ha molti posti per accogliere i viaggianti e sono costretti a una dimora di fortuna, di rimedio. E cosa trovano? L'unico posto caldo possibile era una stalla. Il Figlio di Dio, colui del quale l'angelo aveva detto a Maria: tu concepirai un figlio e gli darai nome Gesù, perché egli è l'unto di Dio, viene a nascere, sceglie di nascere, di rompere le acque, di rompere i conti a Betlemme, in una stalla. E ha come sua prima culla nessuna delle stanzette che noi prepariamo ai nostri figli, una mangiatoia, un posto umilissimo. Dio non ha mai badato alle apparenze e lo ha fatto attraverso Gesù, che nasce in una stalla e ha per culla una mangiatoia. E mentre a Betlemme, dentro la stalla, Maria partorisce e Gesù è posto in una mangiatoia, non molto distante un altro angelo va a visitare delle persone come noi. Io questa sera voglio vedervi come un insieme di pastorelli. Non vi porto via da un presepe, ma vorrei che ciascuno di noi immagina la propria vita come uno di quei pastori che stava all'aperto. Non era il 25 dicembre, perché per chi è legato alla data è una data convenzionale. La Bibbia non ci dà date, però quelli che l'hanno studiata sanno che nel mese di dicembre i pastori non sono al pascolo con il gregge. Solitamente in questo periodo gli animali sono già ricoverati nelle stalle. Allora le possibilità erano due: o era fine autunno o era primavera, ma di certo non era il 25 di dicembre. Ma a noi non interessa,
e non interessa neanche a Dio. Ciò che la Bibbia ci fa sapere è che quella notte nacque Gesù. E l'angelo appare ai pastori che sono all'aperto e porta loro una buona notizia. Molti vivono le feste come un dramma, soprattutto le donne che devono cucinare, perché dalle nostre parti la festa è la tavola. La festa è un mangiare. Se non si mangia, se non si mangia, e noi perciò questa sera abbiamo fatto il buffet. Perché se non c'era il buffet, voi avreste detto: ma quale festa? E siccome noi sappiamo come la pensate, vi siamo venuti incontro, ma questo non è il pensiero di Dio. Perché Gesù nacque in una stalla. Maria e Giuseppe non avevano molto, erano persone umili. E chi sono i primi a ricevere la notizia della sua nascita? Non sono i re, i governanti, la gente di prestigio, la gente importante. Vedete, quando si parla di Gesù si defila, ha altro da fare. Sono gli umili di cuore, quelli che hanno nel profondo della loro anima, al di là di tutte le difficoltà, i problemi che possiamo vivere. Io sono sicuro che in ognuno di noi che qui c'è un lumicino acceso, che è il lumicino della speranza di Dio. È quel lumicino che dice: Dio, se esisti, fatti vedere. E quella notte i pastori erano all'aperto e improvvisamente un angelo si presenta loro. E se voi siete i pastori, perdonatemi, io voglio essere l'angelo. Alleluia. Non ho le ali, non ho l'aureola e non so volare, però vi porto la stessa buona notizia. Alleluia. Perché quell'angelo annunciò quella notte a quegli uomini: vi porto una buona notizia. Questa notte è nato un Salvatore. È nato il Figlio di Dio. Cari amici, il Natale non è il capitone, il baccalà, gli struffoli o la pastiera. Il Natale sarà anche oggi diventata la festa della famiglia perché si guarda Gesù a Maria e Giuseppe, ma non erano una famiglia molto felice, tra virgolette. Era uno che portava avanti un lavoro umile, una donna che non aveva molto e non pretendeva molto, ma era timorata di Dio, che accolgono il Figlio di Dio, il loro primo bambino, in una stalla, in una mangiatoia. Ma quale festa? Chi di noi farebbe festa in una stalla? Siete mai entrati in una stalla? No? Entrateci in questi giorni. È calda, ma puzza. Puzza. Non è un luogo accogliente. Ma Dio sceglie le cose che a noi non piacciono per manifestare le sue. E quei pastori ascoltano l'angelo, si guardano l'un l'altro e dicono: andiamo a vedere se è vero. Vediamo se siamo svegli o se abbiamo sognato. L'angelo disse loro: nella città di Betlemme è nato il Salvatore e lo riconoscerete da questo. Lo trovate in una mangiatoia. Gli fece fare una caccia al tesoro e gli diede l'indizio: girate le stalle, nella stalla dove trovate un bambino nella mangiatoia, quello è il Figlio di Dio. E i pastori partirono, misero da parte le greggi, ed è quello che noi vorremmo che ciascuno di noi facesse: metti da parte per una sera le tue attività, le tue preoccupazioni, cerca Dio. E per cercare Dio non ti puoi portare le tue pecore, non ti puoi portare appresso i tuoi problemi. Devi per una sera dire: problemi, rimanete qua. Pecore, caprette,
pecoroni e agnelli, fermatemi. Questa sera io vado a cercare il figlio di Dio. E quando quei pastori, girando le stalle di Betlemme, trovarono la stalla con Gesù, il loro cuore si rallegrò. Quel momento di incontro fu l'inizio della festa. Non arrivare al 25 dicembre con un po' di speranza e poi il 26 è passato. Abbiamo il 31 dicembre, abbiamo da festeggiare il Capodanno, no? Le feste, le ricorrenze, il calendario. Chi come me, come tanti di voi, comincia ad avere un po' di anni sulle spalle, il calendario gira, è una ruota che gira, gira, le feste vanno e vengono, ma quando trovi Dio non lo lasci più. Quando trovi la mangiatoia con il figlio di Dio, ti fermi e dici: Signore, qui comincia la mia festa. E nel tuo cuore comincia a nascere la lode per il figlio di Dio. Quella lode che fino a questo momento il pastore Stefano, la corale, i musicisti hanno proposto. Una lode che parlava delle azioni di Dio. Perché se Gesù è venuto, non è per riempire la nostra mensa. Se Gesù è venuto, è perché i nostri occhi possono guardare all'eternità. E c'era un uomo che doveva sapere tante cose. E di notte, come i pastori andarono di notte alla mangiatoia di Betlemme, di notte, di nascosto, andò a cercare Gesù. Non c'era ancora Babbo Natale, lo abbiamo inventato noi dopo. Quell'uomo si chiamava Nicodemo e andò di notte da Gesù per non farsi vedere da nessuno. E forse in questo momento nel cuore di qualcuno c'è una notte, è la notte della ricerca. Nicodemo andò da Gesù e gli disse: cosa devo fare per ereditare il regno di Dio? E Gesù gli disse: Nicodemo, devi nascere di nuovo. Non so se qualcuno di voi ha fatto il presepe quest'anno. Dentro al tuo presepe non ci devi mettere Gesù bambino, ci devi mettere la tua vita. Alleluia. Devi prendere la tua vita e farla nascere nel presepe di Dio. Sì, Dio è pronto a donarci il suo dono. Perché il dono di Dio è un dono, è un regalo immeritato. Come ogni dono, noi ne abbiamo raffigurati un po'. Che cos'è il dono? Noi oggi diciamo ai nostri bambini: se fai il bravo, viene Babbo Natale. Se fai il bravo, non so, a te te l'hanno detto, se ti sei comportato bene, avrai un bel regalo. Hanno detto così mamma e papà, così, così fanno tutti i genitori. Dio è un genitore strano, ci ha guardato, ha visto quanto eravamo bravi. Chi di voi è bravo? Lei lo può dire. Guarda, guardate quanti bravi, tutti i bravi stanno qua, guardate. Allora, qui ci sono i bravi, ditemi un poco, chi sono i cattivi? Però voi non lo sapete, Dio non dà i regali ai bravi. Dio dà i regali ai cattivi. Ai cattivi come noi, Dio un giorno è venuto e ha detto: io vi amo così tanto che prendo la cosa più preziosa che ho, il mio figlio, e ve lo do. E poi la scrittura dice: affinché chiunque creda. Sapete che cosa significa credere? Dio porge il dono e tu che fai? Lo prendi.
credere e prendere il dono di Dio. E noi questa sera, caro amico, vogliamo che tu faccia questo, che tu prendi con la tua fede, con le tue mani, il dono di Dio, che non è un pacchetto come questo. Poi se volete ognuno di voi se lo può prendere un pacco di questi, sono pacchi. Noi non abbiamo nulla da regalarvi, ma ogni pacco di questo rappresenta il dono di Dio, che non si può misurare, che non gli possiamo dare un valore. Ma in questi giorni chissà quanti pacchetti saranno aperti e quanti diranno: che schifo. Lo penseranno e diranno: oh, grazie, grazie, che bel regalo. Poi lo prenderanno e lo daranno a qualcun altro e comincia la catena dei regali riciclati. Però voi queste cose non le fate, voi siete tutte persone brave. Il dono di Dio non può essere riciclato. Il dono di Dio ognuno di noi lo deve tenere per sé. E quando lo hai preso puoi dire agli altri: guarda quello che Dio mi ha dato. Se vuoi, c'è anche per te. E Dio non lo toglierà a te per darlo a un altro, ma Gesù Cristo è per tutti. Alleluia. È tutto in tutti. Alleluia. Allora noi speriamo che questa serata vi spinga quest'anno a fare una ricerca diversa. Ci sono i bambini, non lo posso dire. Non voglio rompere la loro fantasia, ma voi siete adulti. Nessuno di noi troverà il regalo di Dio sotto l'albero di Natale, né dentro al camino né fuori la porta. Quel regalo è già fuori la porta del tuo cuore. Proprio questa sera Dio sta bussando, sta picchiando, e l'Apocalisse dice: se tu apri, lui entrerà e cenerà con te. Allora io vorrei che in questo momento potessimo chiudere i nostri occhi nel posto dove siamo e muovere le mani della nostra fede, perché questo è il momento che ciascuno di noi può afferrare il dono di Dio, Gesù Cristo, colui che è nato, che è morto per i nostri peccati, ma poi è risorto e ha detto: io vado a prepararvi un luogo, perché viene il giorno dove io sono, sarete anche voi. Viene il giorno in cui non ci sarà più Natale, Pasqua o l'Epifania, ma ci sarà l'eternità con Dio. Chiudiamo i nostri occhi. E a te che sei qui e vuoi questa sera raccogliere il dono di Dio, io ti ripeto, non posso consegnartelo con le mie mani. È un dono che non ha materia, che non possiamo vedere con i nostri occhi. La scrittura ci assicura che lo Spirito di Dio è qui, ed è lo Spirito di Dio che in questo momento sta bussando al tuo cuore e ti sta dicendo: non devi far altro che credere. Credere che Gesù è venuto, è nato, non per donarti una festa da ricordare una volta all'anno, ma egli è venuto per cambiare ogni giorno della tua vita. Egli è venuto per dare un senso nuovo. Quella notte i pastori raggiunsero la mangiatoia di Betlemme e lasciarono quella stalla lodando e benedicendo Dio, perché i loro occhi
avevano visto il Figlio di Dio. Ed io desidero che questa sera tu possa lasciare questo luogo cantando, fischiettando, gioiendo, con una nuova speranza nel cuore, che Gesù è nato anche per te, che egli ha dato la sua vita per i tuoi peccati e che questa sera tu puoi diventare un figlio di Dio se soltanto tu credi. E mentre siamo con gli occhi chiusi, se c'è qualcuno che sta facendo questa preghiera, così come per afferrare un dono, io ti invito ad alzare la tua mano. Se vuoi puoi alzarle anche tutte e due. Noi siamo tutti con gli occhi chiusi, nessuno ti guarda. Ma è un'azione per esercitare la tua fede. Dio ti sta offrendo il suo dono. Tu lo devi afferrare. Alza le tue mani o la tua mano in questo momento. E digli: Signore, io credo, io afferro che Gesù è venuto per me. Ti ringrazio per la sua vita, ti ringrazio per questo dono senza prezzo ed io lo ricevo in questo momento, lo afferro e mi impegno a vivere ogni giorno tenendo conto delle sue parole, tenendo conto dei suoi insegnamenti. Non diventerai una persona migliore, ma la tua vita lentamente cambierà, perché Dio ti condurrà per la sua mano. I tuoi passi prenderanno una strada diversa, che è la strada della giustizia, che è la strada della rettitudine, che è la strada della verità. Giorno dopo giorno ti allontanerai dalla menzogna, da tutto ciò che è falso, che è disonesto, perché tu hai afferrato il dono di Dio e quel dono darà un senso nuovo alla tua vita. Nel tuo cuore gusterai quella pace che avevi sempre agognato e il tuo domani sarà più sereno, perché Dio si prende cura di te. Vogliamo alzarci tutti quanti in questo momento. Lasciamo il pastore Stefano di proporci ancora un canto, mentre come quei pastori si unirono agli angeli, noi vogliamo unirci agli angeli e a quei pastori e lodare, glorificare Dio con tutto il nostro cuore. Scrutami, Signore, tu mi conosci, e modella il mio cuore, conforme alla parola, e vivifica me, si veda solo.
siamo grati per questo momento, per come ci hai usato per annunciare il messaggio della tua nascita, per ricordare ancora una volta insieme il significato della tua venuta, quello di dare una speranza eterna per ciascuno di noi. Tu l'hai fatto lasciando la gloria del cielo e venendo a dimorare in mezzo a noi. Gli occhi di molti non ti hanno riconosciuto, ma noi ti preghiamo, Signore, apri i nostri occhi affinché possiamo riconoscere il tuo dono, riceverlo, raccoglierlo e custodirlo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Ti diciamo grazie, grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen.